era uno che rivedeva molto le sue composizioni. Forse non pensava di vivere così poco, per cui in effetti ci ha lasciato poche cose. La sinfonia l'ha scritta prima, nel 58, sempre quel 58 famoso. Questo qui è praticamente un lavoro del 64. Adesso sentiamo lo scherzo della sinfonia di Yashiro. Se va bene, è la traccia numero... Tutto a posto lì? Sì. Il scherzo vivace è la traccia numero 5. Dell'Irlanda del Nord, straordinario complesso, che è famosa nel mondo per le sue registrazioni, non solo per le case inglesi, ma anche per la Naxos International, che ha sede a Hong Kong. Ecco, loro sono, riescono a fare cose strepitose con le registrazioni. Il pianista di prima era giapponese e il direttore giapponese Takuo Yada. Poi c'è da dire l'amore dei giapponesi per la marimba e lo xilofono. E loro amano tantissimo questi strumenti. Ecco perché, nella, e anche la celesta, ecco perché comunque Bartoldi è un compositore che hanno sentito subito molto affine al loro, alla loro, diciamo, tradizione. Secondi a un gruppo strumentale, solo per esempio, prima abbiamo sentito flauti, clarinetti, oboi, fagotti, che si passavano il tema, no? Il tema veloce,
mentre il ritmo delle percussioni pestava, continuava a essere insistente, con una straordinaria chiarezza, però, ecco, questi interventi, loro veramente bravissimi. Io stavo cercando la marimba, sì. Non conosco la marimba. Non conosce la marimba? Adesso te ne parleremo più avanti. Dammi il disco, Marzia, grazie. Lasciamo Akio Yashiro e passiamo all'ultimo compositore nato nel 1929. Quindi noi abbiamo tre importanti compositori nati nel 29, che è anche quello che io preferisco, Teizo Matsumura. Poi uno che ha un nome così, insomma, sinceramente... Piacere, chi sei? Teizo Matsumura, incuta un certo timore, insomma. Bene, questo Teizo Matsumura, però stranamente sono tutti malati, poveri, hanno sempre qualche problema. Hanno sempre qualche problema fisico. Questo, per esempio, aveva dei problemi, come me adesso, di camminare, no? Cioè lui aveva un po' di... Non lo so, perché purtroppo queste notizie sono difficili da avere. Comunque... non poteva frequentare l'università nel senso del viaggio, capite? Allora andò al conservatorio, cioè studiò privatamente, non andò neanche al conservatorio, e i suoi due maestri dissero: no, guarda, tu non preoccuparti, che tu sei un talento, ti aiutiamo noi. E quindi questo Teizo Matsumura cominciò a vincere dei premi, e tra questi ci fu la Sinfonia numero 1 del 65, che all'epoca era musica abbastanza d'avanguardia, una tavolozza orchestrale veramente scintillante, ma forte e dissonante. Sentiamo subito l'inizio, l'andante. Questa volta l'orchestra non è quella dell'Ulster, cioè dell'Irlanda del Nord, ma è quella dell'Air, cioè quell'orchestra di Dublino, ecco, nazionale. Sentiamo l'inizio, traccia 1. Specie di Cimanowski giapponese, questo, magia sonora. Dell'Allegro in tre movimenti, la traccia 3.
questa è una musica per veramente chi ha, cioè, bisogna essere con i nervi saldi a sentire questa musica, perché siamo di fronte al baratro, no? Come, mi pare che sia stato Nietzsche a dire, no, Oscar Wilde mi pare che disse: se continui a vedere l'abisso, alla fine l'abisso ti prenderà e tu sprofonderai. Cioè, è come se questo musicista continuasse a guardare l'abisso inteso come la catastrofe inevitabile finale, e lui alla fine proprio ci cade dentro, e quindi è evidente che era un compositore un pochino pessimista, un pochino, dico, ecco. Poi sai, lui è giapponese, bisogna vedere anche il suo... Però essendo ormai un compositore occidentalizzato, cioè ben consapevole del mondo che lo circondava, uno che compone così è veramente un visionario, cioè uno che vede cose al di là della norma, è chiaro, quindi vede elementi solo catastrofici, quelli che saranno effettivamente poi che verranno tra poco anche sul nostro pianeta. Sentiamo adesso invece l'inizio, oppure l'ultimo tempo, aspetta che guardo, sentiamo invece l'ultimo tempo del concerto per pianoforte orchestra del 73, altro pezzo vinse un altro concorso con quel primo premio, la traccia numero 10. Nella ripetizione di queste cellule pianistiche, Matsumura morì a 78 anni, però tutto sommato riuscì, esatto, anche se con tutti i suoi acciacchi, comunque nel 2007, 10 anni fa, dammi pure il disco. Anche lui però nell'ultima fase della sua attività creativa divenne più tradizionale, è un po' il destino, chi parte troppo modernista poi alla fine dice, ma arrivato all'età quasi di appunto di 68-70 anni, la sua sinfonia numero 2 è tutt'altra cosa rispetto alla numero 1, cioè terminato il periodo catastrofico praticamente. Adesso passiamo a un altro compositore che non scherza, Akira Miyoshi. Beh, Akira Miyoshi, insomma, si è sentito spesso negli anni 80 anche alla radio, quando c'era la rassegna internazionale dei compositori, che poi è stata abolita da Rai 3. Allora, Akira Miyoshi, nato nel 33, morto a 80 anni nel 2013, vai a controllare se funziona, un compositore decisamente atonale, sanguigno, conciso, però lui praticamente scrive pezzi, anche i concerti non più lunghi di 15-20 minuti, assolutamente, e
attivo soprattutto tra il 1960 e il 1990, già si mise in luce nel 60 con tre movimenti per orchestra, noi adesso ne sentiamo subito un paio, solo l'inizio. Lo stile, beh, lo stile, anche qui si parte sempre dall'idea di Bartok e poi si va avanti con il modernismo, tieni. Quindi primo tempo, la traccia numero 1, presto, molto vivo. Ed è un errore, questo è un lento. Come mai? Vai al numero 3, così non sbagliamo, non perdiamo tempo, che è un prestissimo. Vai al numero 3. Cioè, io non riesco a capire, c'è scritto prestissimo, vabbè. Aspettiamo un attimo. No, no, ma è l'introduzione a prestissimo, giustamente, no? Ecco. Sai quando nelle sinfonie nostre mettono adagio, poi allegro molto? Ecco, adesso è una cosa decente. Ma no, perché altrimenti qua no, non ci siamo. Ho copiato quelli del concerto per orchestra, scioccamente, scusate, l'errore mio. Quindi vai, facciamo una prova, vai alla traccia 6 del concerto per orchestra. Thank you.
l'orchestra di Biocci dura 9 minuti soltanto, però il primo è un presto molto vivo di 1:47 ed è come questo quasi. Poi c'è un lento di 4:15 e il prestissimo di 3:07. Ecco, lui concentra la materia sonora in un qualcosa di magmatico proprio, di infuocato, bisogna proprio dire così. Poi scrisse nell'88-89 un concerto per pianoforte a quattro mani e lo dedicò, dal punto di vista naturalistico, lo dedicò contro la distruzione degli alberi, che già a quell'epoca stava avendo un effetto disastroso sul pianeta. Nel 1988 già c'era questa denuncia e lui l'ha voluto indicare, ha detto: io come lo dedico a questo, contro questa azione dell'uomo che sta uccidendo se stesso attraverso la distruzione degli alberi. Quindi anche questo è stato un omaggio poi all'attenzione di Miyoshi al mondo che lo circondava. Ecco. Non, è un compositore veramente interessante anche dal punto di vista del pianoforte, ha scritto una bella sonata che è del 1958, ecco, questo anno particolare per quanto riguarda la composizione, e poi ha scritto anche le Mutazioni Sinfoniche 1 e 2 nel 1958. Ecco. Benissimo, andiamo avanti con i nostri compositori, dammi pure il disco.